Ciao, non innamorarti degli psicopatici. Un grosso problema che hanno molte persone è che si innamorano di persone psicopatiche. Psicopatiche significa che non hanno, diciamo, una psiche normale, diciamo, hanno tratti di follia. Questi tratti di follia, possono manifestarsi in diversi modi, che vanno dal narcisismo all'anaffettività oppure all'incapacità di gestire le relazioni, perché magari ci sono tratti di grossa aggressività, ad esempio persone che sono patologiche da un punto di vista sociale, cioè non stanno a mantenere, diciamo, una relazione da un punto di vista proprio della socialità e quindi hanno grosse introversioni, grossi scatti di aggressività, di rabbia compressa, e, insomma, persone che da un certo punto di vista potremmo definire psicopatiche. Altre che invece manifestano tratti paranoici, ad esempio, credono che tutti ce l'abbiano con loro, che diciamo, hanno paure, eccessive gelosie e quindi tradiscono per quello. Poi ci sono appunto potremmo chiamare i seduttori seriali, quelli che non riescono a gestire una relazione, devono per forza, proprio qua pervissuti, paura di essere abbandonati, tradiscono. Ecco quindi che in queste situazioni queste persone hanno una grossa capacità di seduzione, perché potremmo dire che la follia destabilizza, la follia dà imprevedibilità e quindi da un certo punto di vista la follia seduce, perché è emotiva, dà emozione. Bisogna però rendersi conto, quindi prima di innamorarsi, che si ha a che fare con questo tipo di persone, quindi se ci sono scatti di rabbia, di aggressività, persone appunto fortemente anaffettive, persone che hanno tentativi, cercano di manipolare, persone che pensano sempre che qualcuno ce l'abbia con loro. Nel momento in cui tu ti rendi conto, devi farlo molto rapidamente, guardando sia la comunicazione verbale che la comunicazione non verbale. Nel momento in cui ti rendi conto di questo, sai che hai a che fare con uno psicopatico, con un folle. Un folle, diciamo, anche in senso buono, però una persona che ti darà sicuramente sofferenza nelle relazioni sentimentali. E devi prendere atto del fatto che hai una parte emotiva che tenderà a cibarsi di polpette avvelenate. Per cui evita, diciamo, di coinvolgerti, metti in atto prima i meccanismi di difesa. Siccome la nostra mente non ha la capacità di contenere due pensieri diametralmente opposti, nel momento in cui viene fuori che provi un minimo di coinvolgimento con questa persona, devi farlo all'inizio, se no poi diventa molto difficile, metti subito il pensiero opposto, è la persona sbagliata, diciamo, associa a questa persona tutta una serie di difetti, in modo tale che la parte logica e razionale possa iniziare a prendere il sopravvento e a, diciamo, mettere in atto dei meccanismi di difesa. Questo ti salverà dall'innamorarti della persona sbagliata che ti darà sicuramente sofferenza. Per questo video è tutto. Ti ricordo che se ti iscrivi al canale potrai partecipare all'estrazione di 10 corsi completi con me o dal vivo oppure se preferisci online. Ti ricordo anche che venerdì 3 febbraio 2017 terrò a Torino una lezione sulla legge d'attrazione e la gestione delle emozioni, la gestione emozionale. Quindi se sei interessato a partecipare, il riferimento è il 333 15 11 703 e la data è venerdì 3 febbraio 2017 in corso 3013 presso Educatore della Provvidenza a Torino. Ciao!